Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come di questo periodo, ovviamente, e come di consueto, vi porto una bella review ricca, golosissima, dei tots della Serie A. Non vi dico che li ho provati tutti, ma praticamente, cioè, credo che solamente Bremer, Dybala, Di Maria e Rabiot non sono riuscito a provare. In questo video troverete Kvara, Osimhen, Leao, Smalling, chi più ne ha più ne metta. E secondo me rimarrete anche sorpresi di alcuni giudizi che ho dato a dei giocatori. Quindi mi raccomando, stuccatevi il video fino alla fine e nei commenti poi fatemi sapere se la pensate come me o meno e che riscontro avete avuto voi di questi giocatori. Allora ragazzi, dopo averli provati, rapida carrellata, perché raccogliamo in un unico video tutti i giocatori che ho testato, praticamente li abbiamo visti quasi tutti della Serie A, partiamo da Theo Hernandez, terzino sinistro, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, piede sinistro, 3 di skill e 3 di piede debole. Onestamente, se andiamo a guardare le statistiche direte, wow cavolo, che terzino, 99 di accelerazione, 99 di velocità scatto, 90 di aggressività, 89 di forza, ottimi passaggi. Anche bene la reattività, l'agilità, sì, bello, lo compro. Ma in realtà sai che non lo comprerei, per due motivi. Il primo perché, così come il Toti, sto Theo Hernandez è sì molto veloce, ma non ha lengthy. E il problema dei lengthy non è tanto che corrono quelli che non hanno la velocità, ma il fatto è che hanno proprio altre animazioni. E sto Theo Hernandez, queste animazioni non ce le ha. Mi è capitato un paio di volte che si è fatto bruciare persino da Walker, quello lì 89 solito, che essendo lengthy si allungava la palla e sto Theo non gli stava dietro. Quindi un parametro di velocità che purtroppo non aiutato dallo stile di corsa perde tantissimo. Motivo numero 2 per il quale io non andrei a spendere mai tutti questi soldi per Theo Hernandez Tots è che non vi dimenticate mai che c'è Theo Hernandez quello 89 dei mondiali, che è lengthy. Quindi recupera tutte le animazioni che sia questo che il Toti non hanno. E paradossalmente in game risulta molto più presente e veloce, per cui soprattutto considerando quanto costa, io questo qua lo skipperei a più e pari, gli do un 7 di stima, vi ho dato un'ombra così giusto per ridere, per pompare tutte quante le stats, però chiaro, se qualcuno di voi magari lo trova pick, non è che dite ok no l'ho trovato gratis, non lo uso perché Ribera ha detto che non corre, no, nel caso in cui lo troviate ovviamente non scambiabile, ci pensate, però per dire se avete un cap de Villa Fantasy, sto Theo non gioca mai, se avete, vi ripeto, Theo 89, sto Theo non lo prendo mai e così via, per cui sinceramente me lo aspettavo un po' meglio. Per quanto riguarda invece Juan Cuadrado, che non so per quale motivo ha la A in maiuscolo dopo la U minuscolo, sembra un po' come si scriveva su MSN quando andavo alle medie, per quello che costa vi dico che è un bel terzino, 5 skill e 4 di piede debole, può fare sia l'ADA che l'ED e l'AD, quindi praticamente su quella fascia destra a tutto campo, veloce e veloce, si speed boosta anche discretamente bene sia con lo scatto da fermo che con il doppio passo, è molto tecnico, ha dei buoni passaggi, un buon tiro, skilla anche molto bene, soprattutto le suole, gli scoop turn, tiene la palla attaccata ai piedi. Lui, se avete bisogno di un giocatore che vi fa anche la fascia praticamente a 5, quindi sia in fase offensiva che difensiva, è un'ottima soluzione e lui devo dire che l'ho gradito e neanche poco. In particolar modo anche palla al piede con quel 99 di agilità può fare quello che vuole e addirittura se avete necessità io lo potrei pensare anche di schierare mezzala in un centrocampo a 3, magari con due giocatori un po' più difensivi, a questo Cuadrado si dà la licenza di potersi muovere liberamente. Il suo lo fa e come. Voto, se a Theo gli abbiamo dato un 7, a lui diamo un 8 meno, dai, di stima, perché, ripeto, mi è piaciuto tanto come si è comportato. Cosa che invece non mi sento di dire di questo Giovanni Di Lorenzo, perché innanzitutto costa 2 spicci e già questo vi fa attivare un attimino la campanella d'allarme. Fa il terzino destro e l'ADA. Paradossalmente questo è più scarso di quella versione IF uscita un po' di tempo fa, perché siamo alle solite, quella versione IF era lengthy. Pare che si sono seduti a tavolino per fare sti tozzi Serie A e hanno detto no, non vogliamo fare nessuno lengthy, non si sa per quale motivo. Questo qui ha un 97 di accelerazione tremendamente fake, quell'88 di agilità non lo sentite minimamente perché palla al piede è un chiodo. Sì ok buoni passaggi, sì ok intercettazioni, sì ok la forza, sì ok l'aggressività, ma vi ripeto è tutto quanto appiattito e appesantito da sto body type che con lo scatto che c'ha e il stile di corsa che non è più lengthy purtroppo lo rendono, non vi dico inutilizzabile, ma praticamente un fodder da SBC, per cui voto 5 perché vi devo far capire proprio la bocciatura per sto Di Lorenzo. Non me lo fate vedere nelle squadre perché veramente alle volte, soprattutto quando difendete, ma non vi dico neanche quando attaccate, è come giocare uno in meno.
Passiamo invece alle prime note liete. E la prima nota lieta è il buon Tomori, 1,85 m, destro, 2,4, difensore centrale, ovviamente. Versione Moments. Finalmente abbiamo giocatori lengthy con ancora come stile d'intesa, anche se anche qui arriviamo praticamente al peletto. Ha rischiato di perdere il lengthy Tomori. Velocissimo, recupera tantissima quando vanno gli avversari via in campo aperto, perché c'ha lunghe leve, 1,85 m, abbinate allo stile di corsa giusto, fanno il loro. L'ho trovato anche molto automatico e molto presente con l'L2, reattivo nell'andare a coprire i movimenti degli avversari. Quindi questa è una cosa che mi è piaciuta tanto, che si va a sposare perfettamente con il 92 di aggressività e il 93 di forza. Non costa tantissimo, è facilmente ibridabile sia per quanto riguarda lato Inghilterra che lato Milan, e poi vedremo anche un link che prende proprio dalla Serie A. A lui gli do un bel 8,5 con i difensori che ci sono in giro. Per dirvi, questo al momento è superiore a Ramos, è superiore alla Porta, se la può andare a giocare tranquillamente con un Ruben Dias. E il rapporto qualità-prezzo è nettamente a suo favore, quindi 8,5 pieno per Tomori. Andiamo da Smalling. Lui è probabilmente tra i due difensori centrali di Serie A il migliore in assoluto, perché costa un terzo rispetto a Tomori. E non ha senso questa cosa, perché è più forte, è 1,94 m, inglese della Roma. Questo chiaramente incide, perché inglese del Milan lo ibridi più facilmente. Però questo è un signor difensore centrale, anche lui lengthy di base, quindi gli potete mettere una bella ombra. C'ha 99 di forza e 97 di aggressività, 90 di intercetto, 94 di lettura, 96 di reattività, 96 di velocità scatto. Questo è un demonio, perché è full automatico. Mette sempre il piede anche quando non schiacciate quel contrasto. Con l'L2 si muove benissimo, è aggressivo, esce con i tempi giusti. Veramente mi ha fatto impazzire. Voto 9 assolutamente pienissimo. E vi ripeto, se ve ne dovessi consigliare uno tra lui e Tomori, vi consiglio proprio tutta la vita Smalling. E se la va a battagliare con i difensoroni che circolano anche ai livelli alti delle classifiche, sai che magari uno fa le top 10. Non vi dico che se la gioca con un Van Dijk Toti, ma per dire, con un Lucio più o meno siamo su quei livelli là, leggermente sotto, ma sto Smalling è a ridosso del podio della mia top 10 difensori, che poi magari per chiudere l'anno faremo. Quindi promossissimo Chris Smalling. Andiamo al centrocampo. Nicolino Barella è il primo centrocampista che troviamo, 4-4, alto, costa, quello che costa non è economico, però su 38 partite ha fatto 6 gol e 18 assist, fa solamente il CC e questo potrebbe essere un po' un problema, però quel 99 di agilità, 99 di equilibrio e 96 di reattività veramente spiccano in maniera incredibile. Questo palla al piede è una trottola allucinante, si gira e si rigira. È molto utile a centrocampo, soprattutto se lo giocate mezzala, per prendere tempo, dare la palla ai vostri compagni e mandare fuori tempo quello che vi sta marcando. Ho trovato un po' fake le statistiche difensive, perché a meno che non lo andiate a prendere voi selezionandolo e mettendolo in posizione, fa un po' di fatica a stare lì sull'attenti. Intercetta poco da solo, poco aggressivo, ovviamente è 1,72 m, quindi quell'87 di forza, appunto, non è che vi deve far aspettare grandi cose. Però ripeto, se lo giocate più come centrocampista tecnico piuttosto che difensivo, il suo lo fa. Gli diamo un 7,5 anche a lui, perché comunque il costo non è bassino. Altro centrocampista che ho provato, però prima di parlare di Lautaro Martinez, e Tonali. Rispetto a Barella, Tonali è leggermente più difensivo, mentre Barella è un po' più completo, soprattutto in fase offensiva. Quindi 7 per Tonali, non mi ci soffermo troppo perché sono molto molto simili. Però Tonali, ripeto, è un po' più difensivo, meno agile, quindi meno propenso a fare il centrocampista box to box. Lautaro, 1,74 m, 4 skill e 4 di debole, 11 partite giocate, 15 gol e 12 assist. Classico giocatore da PS4. Perché giocatore da PS4? Perché questo è explosive, in campo aperto non va via in velocità, manco se lo pagate. Davanti la porta però finalizza discretamente bene con entrambi i piedi, soprattutto se prendete i timed si sente la potenza tiro da parte sua. E lui probabilmente è uno di quelli che qualità-prezzo tutto sommato ce può sta, perché per 600k comunque vi portate a casa un buon attaccante che fa benissimo l'interprete, soprattutto magari da seconda punta, se vicino a lui gli mettete uno con 5 skill che può liberare i suoi compagni. Quindi diamogli un 8 su Old e un 7,5 invece per quanto riguarda la next gen. Mentre andiamo su il suo compagno di merende, ovvero Victor Osimhen. E io adesso già so che inizierò a farmi dei nemici tra i miei seguaci napoletani, perché questo Osimhen
Onestamente, con tutto il bene che gli voglio, è veramente una rapina, perché è un 4-5 che costa addirittura 3 milioni e 300 mila crediti. 30 partite, 25 gol e 13 assist, anche lui un orfano dello stile di corsa, perché ditemi voi come si fa a non fare Lengti questo Osimhen, cioè ha 94 di agilità e 97 di forza. Me l'hanno reso completamente inutile. Non corre, regà, non corre. Con i doppi passi non prende velocità. Con l'analogico, quando fate lo scatto d'analogico col fermo, onesto, non è che prende tutto sto campo. Nonostante sia 1,85 m, avrebbe tutto il body type per farlo. Potenza tiro 98, penso che sia la più grande bugia che io abbia letto negli ultimi anni, perché ho fatto un sacco di tiri con il timed verde, sparato forte, perfetto. Ragazzi, certe mozzarelle che, boh, me le aspetto dal Neymar oro dei tempi d'oro, non da una carta 97 con 98 di potenza tiro e 99 di finalizzazione. 94 di agilità, non vi sto neanche a dire che è una roba fake, visto che si va a sposare con 97 di forza. 99 di reattività, neanche ve lo sto a dire. Onesto, quanto gli devo dare a sto Osimhen? Qualora dovesse calare di prezzo, ma magari un 6,5, 7 meno glielo posso anche dare, ma allo stato attuale, ragazzi, Osimhen, qua la mano, 5, rapina a mano armata, mi compro Haaland Toti, mi compro Benzema Toz con 800k in più. Ripeto, amici partenopei, non vi triggerate, ma purtroppo l'hanno fatto un po' ambiguo sto Vittorio. Da uno all'altro, perché passiamo a Kvara, 2 milioni e 4, 5,5, 1,83 m. Sarà il primo anno, sarà quello che vi pare, ma sto Kvara, quando lo mettete in game, sembra un bufalo, c'ha il body type letteralmente di, boh, Adama Traoré, non lo so come l'hanno fatto. Cioè, Kvara, se voi lo vedete nella realtà, pesa 20 kg bagnato, questo l'hanno fatto praticamente obeso. Ahimè, in game questo è un grosso malus, perché praticamente non è che skilli benissimo, si allunga un botto la palla, fa fatica ad andare via in velocità, perché anche qua non abbiamo un giocatore lengthy. Per cui, sinceramente, me lo aspettavo meglio. Finalmente gli hanno messo la quinta skill. Però anche qua parliamo di un giocatore che costa quasi 3 milioni. Quasi 3 milioni! 3! Quasi! Sta 2,7 adesso che io sto a fare sto video. E io con 2 milioni e 7, ma non mi vado a prendere sto giocatore. L'ho giocato esterno, dove appunto un giocatore con queste caratteristiche dovrebbe giocare, perché da trequartista a me questi giocatori così pesanti non piacciono. Raga, male male. Cioè, anche se voi vedete 38 partite, 22 gol e 16 assist, non mi ha fatto impazzire per niente. Gli do un 6. Ma proprio perché gli vogliamo bene, perché è un 5-5, perché è Kvara, ma anche lui, cioè, c'ha più una bocciatura delle corde che una promozione, ecco. Cioè, proprio una sufficienza stentata di stima che gli voglio dare. Vinto l'MVP della Serie A e tutto. Però, sinceramente, è stato un po' trattato male dagli amici della EA, ecco, se possiamo dire così. Cosa che invece non ha subito sto Leao, perché ragazzi, sto Leao è una roba incredibile. 5 skill, 4 piede debole, anche lui non è lengthy, però paradossalmente lui ce le ha le animazioni dei lengthy. Quando fate il doppio passo, sto Leao mette il corpo davanti, si allunga bene la palla, prende velocità, è dinamico, skilla molto bene. Quando soprattutto fate la suola e lo scoop turn, prende uno sacco di campo e riesce anche a destreggiarsi con agilità. Lui poi è anche leggermente più alto, cioè 5 cm di più, quindi prende più campo quando corre anche per questo. L'unica nota tremendamente stonata di sto Leao è che non me lo puoi far pagare 4 milioni e 3 un giocatore del genere. Se me lo fai costare quanto costa Kvara o anche leggermente in più, ci posso sta. Ma non può costare più di Benzema Toz sto coso, con tutto il bene che gli posso voler. Anche perché poi è comunque portoghese del Milan e al Link si sta messi bene, ma non è che sta messo benissimo. Poi ripeto, la finalizzazione si sente di Cristo, perché finalizza benissimo con entrambi i piedi. A skilla bene, tiene la palla vicina. Nonostante il body type si gira anche discretamente bene, con agilità 93 e reattività 95. Però ripeto, il rapporto qualità-prezzo è la sua nota veramente super mega dolente. Per cui diamo come voto un 8, che poteva essere un po' più alto qualora dovesse calare sto prezzo, perché veramente al momento è furto rapina armata. Quindi questo per quanto riguarda i giocatori che abbiamo provato, e penso manchi giusto Rabiot, Dybala, quelli là, Di Maria. Magari cercherò di portarli in un altro video. Raga, anche per questo video è tutto. Sono proprio curioso di sentire la vostra, soprattutto su Kvara e Osimhen, che lo so che sono i giocatori che più magari la community aspettava, ma che almeno a mio modo di vedere non hanno rispettato appunto quello che era l'aspettativa, quello che ci immaginavamo potessero rendere in game.
Io vi ricordo che nei prossimi giorni sarò in Turchia per la E-Champions League, dove il nostro Obrun si andrà a giocare la vittoria della Coppa della Grande Orecchia. Vi porterò poi anche qui sul canale un bel recapino dell'evento. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, una buona domenica. Anzi, sono il vostro Liberoschi. Ciao.